Ma come volete che funzioni? Funziona come quando di fronte a te hai un medico e non puoi far altro che raccontargli del tuo mal di testa, del tuo mal di schiena, del tuo mal di pancia e tutte quelle cose lì. Oppure quando ti presentano un avvocato e non puoi far altro che raccontargli che una volta hai quasi ereditato un terreno da tua nonna, però poi gli zii, però poi i cugini, e va a sapere tu come va a finire. Tutte le volte che scoprono che io nella vita racconto storie, beh, c'è sempre qualcuno che si avvicina, mi guarda e mi chiede: beh, ma allora me la racconti una storia? Me la racconti una storia d'amore? Una storia d'amore? Una storia d'amore? La cosa difficile non è raccontare storie d'amore. La cosa davvero complicata è provare a raccontare una storia che non sia una storia d'amore. Tutte le storie sono storie d'amore perché le storie nascono quando le parole si incontrano, si innamorano, fanno l'amore l'una con l'altra e partoriscono una storia. E la parola là, ad esempio, la parola là non significa niente, la possiamo usare se dobbiamo andare là, sì, ecco, proprio là, però una volta che siamo arrivati là non ce ne facciamo più nulla della parola là. La parola casa, ecco, la parola casa forse qualcosa in più rispetto alla parola là significa, ma anche la parola casa non è una storia. Quando la parola là incontra la parola casa e si uniscono in una storia d'amore, allora partoriscono la casa e la casa è già una storia. È la casa in cui abbiamo abitato una volta da bambini e che giochi abbiamo fatto. O la casa in cui abiteremo in un futuro lontanissimo di cui ancora non conosciamo nemmeno i confini. Oppure la casa che vediamo tutte le volte quando percorriamo quel tornante in montagna e la vediamo lì in mezzo ai prati. E chissà che meraviglia è abitare quella casa. O chissà che mostri escono dai comignoli nelle notti di luna piena in montagna. La casa è già una storia e lo è perché nasce dall'incontro amoroso tra la parola là e la parola casa. Tutte le storie sono storie d'amore, ma se proprio devo raccontarne una, beh, allora non potrei far altro che raccontare la storia del mio cane Batuffolo, il più grande amatore di tutti gli amatori che siano mai esistiti. Sì, il mio cane Batuffolo era un grande amatore. Ci sono cani che sono grandi amatori, che quando sentono nell'aria la stagione dell'amore, beh, allora scappano, divelgono steccati, scavano buche per fuggire, strappano collari e guinzagli e inseguono la loro propria stagione dell'amore. E questo era il mio cane Batuffolo. Scappava, fuggiva in cerca della sua stagione dell'amore. Il mio cane Batuffolo era il terrore di tutte le padrone di cagnoline perché era implacabile. Nessuno sa quanti siano i figli del mio cane Batuffolo. Perché era un grande amatore, un gigantesco amatore. Solo che avevo 8 anni e quando il mio cane Batuffolo scappava di casa per seguire la sua propria stagione dell'amore che sentiva nell'aria, nella primavera, io rimanevo da solo. E a me, francamente, della stagione dell'amore del mio cane Batuffolo non me ne fregava niente. A me interessava il fatto che era un bambino di 7-8 anni che restava da solo, senza il suo cane, che era scappato in cerca di chi, in cerca di cosa. Erano giornate di solitudine e di sofferenza. La più lunga fuga d'amore del mio cane Batuffolo durò 21 giorni. Quella non era più una fuga d'amore. Quello era un matrimonio consumato, lui aveva trovato sicuramente una cagnolina di cui si era follemente innamorato e con la quale stava meglio di quanto non stesse bene con me. Era una sofferenza atroce e io tutte le sere di quei 21 giorni, io abitavo a Novara. Novara è una città piatta, piattissima, in pianura e abitavo al terzo piano di un condominio in centro. E se tu abiti a Novara, al terzo piano di un condominio in centro, in Via Canobio 1, beh, tu dalla finestra, dal balcone, domini la piana, vedi tutto fino alle montagne e io tutte le sere al tramonto, nell'ora che volge il disio ai naviganti, beh, mi affacciavo dal balcone, scrutavo la piana fino alle montagne in cerca di un segno di vita del mio cane Batuffolo. Torna, cane Batuffolo, torna, torna. E non tornava mai. Solo dopo 21 giorni, noi siamo io e mia sorella al terzo piano affacciati dal balcone di Via Canobio 1, scrutiamo la piana fino in fondo, fino alle montagne e vediamo arrivare dal fondo di Via Canobio, che è una via a senso unico. Noi abitavamo all'1, ma si percorre a partire dal 30, a partire dal 31. E vediamo arrivare dal fondo di Via Canobio, vediamo arrivare un taxi.
un taxi giallo. Era il 1988, erano tutti gialli i taxi allora. E mentre noi cerchiamo la coda scodinzolante del mio cane Batuffolo nella piana, mentre insegue la sua stagione dell'amore, o le sue orecchie appuntite, o il suo pelo colore del grano, il taxi giallo risale tutta via Canobio e fa il 30, il 28, il 26, il 24, e io e mia sorella guardiamo lontano, distante. Cane Batuffolo, torna! Cane Batuffolo, torna da noi! Intanto il taxi si avvicina e fa anche i numeri dispari, il 17, via Canobio 13, via Canobio 11. Beh, insomma, il taxi si ferma esattamente sotto via Canobio 1 e sopra, al terzo piano, ci siamo io e mia sorella, che abbassiamo lo sguardo e vediamo il taxi, ed è da lì che scende il tassista. Fa il giro dietro, apre la portiera posteriore e da quella scende il mio cane Batuffolo, tornato a casa in taxi alla fine della stagione dell'amore. Sì, il mio cane Batuffolo era tornato a casa in taxi alla fine della stagione dell'amore. Sì, certo, andrebbe anche raccontato che il nostro vicino di casa faceva il tassista e l'aveva trovato steso al bordo della risaia, senza forze, senza energia. Trionfante, però. E l'aveva caricato sul taxi e l'aveva portato a casa il mio cane Batuffolo, completamente privo di forza, svenuto al termine della stagione dell'amore. Ma questa non è la storia che ci piace raccontare. A noi piace raccontare del mio cane Batuffolo, grande amatore, che alla fine della stagione dell'amore torna a casa in taxi. Che signore, che grande amatore. Insomma, tutto quello che sappiamo dell'amore è che l'amore è tutto e che tutte le storie sono storie d'amore. In quel tutto, però, in quella possibilità di vivere la stagione dell'amore, c'è anche la storia di un cane che torna a casa in taxi alla fine della stagione dell'amore.